Qui appunto nello stand di Coldiretti con un vecchio amico, Francesco Fortuni. Buonasera a tutti, come ha detto sono Francesco Fortuni, titolare dell'azienda agricola Lorenzo di Monte Monaco. Questo progetto a mio parere è molto ambizioso, magari ci fossero delle belle iniziative come questa per far conoscere e ammirare i nostri luoghi che sono stati un po' abbandonati negli ultimi decenni. E, secondo me una buonissima iniziativa, bisogna lottare per portarla avanti. Coldiretti racchiude queste splendide aziende in campagna amica che ci permette di far conoscere i nostri prodotti e fare soprattutto vendita diretta, ma una vendita diretta diciamo proprio a chilometro zero. Qui in questo stand, oggi è l'ultimo giorno di fiera, però abbiamo presenti 15 aziende del territorio. È una buona occasione per far rete, per fare impresa e per andare avanti insieme, perché adesso l'unione fa la forza e più andremo avanti e più questa cosa la capiremo, e questo è anche importante per il vostro progetto che avete in mente di portare la montagna in mare, perché la coesione adesso è tutto. Siamo qui a Tipicità, siamo qui nello stand di un'azienda che diciamo rappresenta un po' tutto quello che è il Made in Marche, infatti si chiama Made in Marche. Siamo qui con uno dei titolari e ci spiega un po' di dove sono questi prodotti e fondamentalmente voi quindi fate diciamo, l'acquisizione, fate ingrosso e vendita praticamente a chiunque. Per quanto riguarda invece la distribuzione com'è? Allora, noi siamo Made in Marche, innanzitutto buongiorno a tutti, e siamo un hub, un contenitore delle migliori eccellenze enogastronomiche del territorio. Grazie all'esperienza maturata nel corso degli anni siamo in grado di poter riconoscere quelle che sono le migliori, secondo la nostra modesta opinione, realtà agricole e enogastronomiche del territorio, cercando di valorizzarle e farle conoscere ai più. Purtroppo noi marchigiani abbiamo delle grandi qualità e quella del livello commerciale forse è una delle nostre pecche. Noi abbiamo deciso di paradossalmente valorizzare le Marche all'interno delle Marche stesse. Abbiamo iniziato questo percorso 3 anni or sono e abbiamo fatto ricerche lungo tutto il territorio marchigiano e alla fine abbiamo tirato le somme e abbiamo creato questa realtà. Arriviamo ad avere ormai più di 250 articoli di più di 30 aziende diverse, dal biologico a non. I criteri sono quelli della qualità. Noi conosciamo i processi produttivi di tutte queste grandi e medio-piccole realtà e le valorizziamo nel territorio, sia ai privati attraverso una consegna gratuita a domicilio, in accordo con il cliente, adeguandoci a quelle che sono le sue esigenze quotidiane, ma ci rivolgiamo anche al settore Horeca, ai professionisti.